sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ciao a tutti amici e amiche, siamo in questa puntata in Casentino, esattamente a Santa Mama, dove ci sono i lavori della variante all'attuale strada statale che sembrano terminati, però praticamente si sono esauriti sul più bello, cioè sono fermi, immobili. La cosa buffa è che non si riesce a capire neanche il perché. Allora, sentiamo l'introduzione da parte del nostro Lorenzo Cagliazzo. Allora, qui è naturalmente, come avete potuto vedere dalle immagini, la recinzione è aperta, quindi siamo potuti accedere leggermente in questo cantiere meraviglioso di Santa Mama, che da 2 anni orsono giace così, abbandonato a se stesso, per un contenzioso tra la ditta appaltatrice e l'ultima stazione. Tutto questo per farvi capire che l'Italia oggi è questo. Noi siamo in un cantiere bloccato, vedete la scritta vergogna, questo è Santa Mama, indipendentemente dal comune dove risiede, perché il comune di Subiano che non c'entra in merito, pensate, questa era una bretella che doveva smaltire il traffico, che nell'unica strada di fondovalle per accedere poi al capoluogo di provincia che è Arezzo. Un cantiere abbandonato, migliaia di euro buttati, la piscina perché c'è una falda che è sopraggiunta dopo, che evidentemente l'acqua c'è, rimane come potete vedere. Queste sono migliaia di euro buttate e sapete quante persone sono morte in imperizia personale, anche perché la strada fa veramente schifo, per questa meravigliosa strada, questa meravigliosa statale provinciale. E questo era per smaltire il traffico, non è bello questo. Non, a me francamente mi fa veramente schifo. Chi vive qui vicino ci conferma che i lavori sono fermi da 2 anni. Sì, lo confermo, io vivo qui vicino a circa 2 chilometri, faccio parte del comune di Castelfocognano, comunque vada sia per motivi di lavoro che per motivi anche personali, transito su questa strada in media da 1 a 2 volte il giorno per tutti i giorni della settimana. È veramente una vergogna, perché qui ci troviamo veramente alle porte del Casentino, una delle oasi naturali più belle che ci sono in Italia, e che praticamente era stata fatta per supplire ai problemi della vecchia statale, perché la vecchia statale non riesce più a gestire un traffico ormai congestionato, perché questa è l'unica strada che porta in Casentino. Voi pensate, basta una piccola cosa, un piccolo incidente, qualsiasi piccolo evento, che qui si paralizza un'intera vallata da sud di 34-35 mila abitanti. Sì, perché a volte basta un niente, basta la famosa bischerata e tutto quanto si ferma sul più bello. Chiaramente l'unico ingresso da sud è un ingresso che avrebbe potuto sveltire anche il traffico proveniente dalla città di Arezzo verso il capoluogo di Bibbiena, verso i famosi monasteri di Camaldoli, il famoso santuario della Verna, Badia Prataglia, Chiusi della Verna. Ci sono delle località turistiche anche abbastanza conosciute, oltretutto ci sono anche dei poli industriali non indifferenti in Casentino, bensì basta pensare alla Colachem di Rassina, basta pensare a tutte le fabbriche di prefabbricati del Casentino, e pertanto c'è anche un grosso traffico di auto articolati ad autotreni tutti i giorni che transitano su questa statale. Come diceva Benigni in una famosa battuta che apparteneva a un film indimenticabile, il famoso problema del traffico. È il traffico
troppe macchine. Ma qua sembra che siano stati commissionati dei lavori che in pochissimo tempo dovevano essere svolti, se non che a quello che si sente dire in giro sembra che la ditta che aveva, la prima ditta che aveva commissionato i lavori, sia fallita e ora non trovino, non stanno trovando il sistema per poter ripartire. E questo non è successo solo qui a Santa Mamma. Qualche anno fa, chi ha la memoria ben allenata si dovrebbe ricordare che anche a Calvenzano è successa una cosa del genere. Pertanto chi a suo tempo ha fatto gli appalti doveva un attimino salvaguardarsi da queste problematiche, che poi sapevano benissimo che sarebbero venute incontro. Restate con noi a tra poco per la seconda parte di Sportello Reclami. Seconda parte di Sportello Reclami, siamo a Santa Mamma in pieno Casentino e stiamo prendendo in esame i lavori della variante all'attuale statale, che sono fermi, bloccati da 2 anni e non si riesce a capire assolutamente il perché, posto che ci sia un perché. Allora, da chi sono stati appaltati questi lavori? Chi ha fatto gli appalti io credo sia la regione, non so, o la provincia, penso che sia la provincia che a suo tempo che ha fatto gli appalti, ma ora siamo anche qui con la stessa problematica di altre cose, che le province piano piano si stanno svuotando e chiaramente poi vengono fuori anche quelle competenze che non si sa più da che parte stanno. Sì, perché lo ribadiamo ancora una volta, i lavori si sono fermati sul più bello, quando praticamente sembrava tutto finito, immobili, fermi. Sono state fatte anche delle cose veloci qui in Casentino sulla strada, basti pensare al ponte che oltrepassa Rassina verso il Corsalone, quello è stato fatto anche in maniera abbastanza veloce, non incontrò nessun tipo di problema e fu terminato in pochissimo tempo. Però purtroppo non sempre tutte le ciambelle vengono col buco, questa il buco, la ciambella non ce l'ha avuto e ora noi ci troviamo questa bruttura chissà per quanti anni, e che oltretutto non risolve i problemi di paralisi del traffico e anzi di due li alimenta, perché chi passa da queste parti si sofferma anche a vedere queste problematiche, rallenta il traffico invece di migliorarlo. È vero che non tutte le ciambelle riescono col buco, ma qui, cari amici, è riuscito il buco senza la ciambella. Certo, effettivamente è proprio venuto un gran bel buco, basti vedere qui alle mie spalle, e questo buco speriamo che venga tamponato nel migliore, noi ci auguriamo che venga tamponato nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile, per il benessere di tutti i cittadini del Casentino, che non credo che siano cittadini di serie B, anzi. Troppe macchine! Anche per oggi è tutto, ci siamo come al solito Anche per oggi è tutto, cari amici, ci siamo fatti il sangue amaro anche con questo argomento, speriamo che venga risolta al più presto la questione. Linea allo studio, con voi ci vediamo domani. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.